Uno dei primi atti che il neo direttore generale dell'ASL BT Alessandro Delle Donne ha voluto portare a compimento per il suo nuovo mandato nella sesta provincia pugliese è stato quello di interagire e visitare materialmente l'ospedale Bonomo di Andria, nosocomio al centro di numerose polemiche, di tanta attenzione da parte dei cittadini e delle autorità territoriali, di grande richiesta d'aiuto, come ha specificato lo stesso neo direttore generale. È stata la possibilità, anche è stata l'occasione per rivedere in che condizioni si trova l'ospedale che ho lasciato 5 anni fa. E qual è lo stato dell'avanzamento dei lavori, della progettazione dei nuovi lavori e di spostamenti delle parti, ovviamente alla luce anche del piano di riordino ospedaliero, in considerazione del quale dobbiamo comunque portare avanti quello che è stato fatto fino ad ora ed eventualmente rettificare qualcosina anche alla luce, insomma, di quello che sarà il piano di deospedalizzazione e quindi l'apertura dei nuovi PTA sia a Trani che a Canosa. Insomma, c'è un piano integrato molto intenso di attività che dovremo portare avanti nei prossimi 3 anni. Perché in attesa che si compia il lungo percorso che potrebbe in futuro portare ad un nuovo ospedale, c'è da riqualificare e rendere meglio fruibile quello esistente, attuando il piano sanitario regionale e lavorando sulla visione di una sanità territoriale meglio strutturata. Nessuna tempistica certa ed un lungo lavoro. Non si può dare un cronoprogramma da subito quando dobbiamo ancora individuare l'allocazione geografica dell'ospedale. A tal proposito si può anche annunciare che dopodomani ci sarà un incontro in regione proprio per l'individuazione delle aree nelle quali andrà allocato il nuovo futuro ospedale. Poi si parlerà ovviamente di piano di fattibilità, bisogna fare un progetto, poi si parlerà ovviamente anche di compatibilità, di tutte le compatibilità anche di natura ambientale, ma soprattutto anche di natura assistenziale ed economica. Quindi bisogna reperire i fondi, bisogna fare la progettazione e bisogna avviare le procedure. È chiaro che tutto questo, un procedimento molto articolato, complesso, che vede impegnati una serie infinita di professionisti, occorre mantenere però tempi stretti e serrati, nel senso che se si vara questo progetto, quello che bisogna garantire è lavorarci tutti i giorni. Poi sulla tempistica mi sembra poco serio dare oggi una tempistica, sembrerebbe quasi voler dire con la sfera di cristallo fra 3 anni o 5 anni o 10 anni apriamo un ospedale nuovo. È più serio dire che da oggi cominciamo a lavorarci.